Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, circa 700 le persone arrivate nella notte, l'hotspot è al collasso. Oggi nell'isola il ministro dell'Interno Piantedosi e il commissario per l'emergenza migranti Valenti. Il servizio di Gianluca Mavaro. Queste immagini della Guardia Costiera raccontano uno dei tanti salvataggi nel Mediterraneo. Queste immagini invece documentano gli sbarchi avvenuti nelle ultime ore. I migranti soccorsi a Lampedusa da Guardia di Finanza e Guardia Costiera sono stati almeno 800, circa 15 in tutto gli approdi che proseguono senza sosta dalla scorsa notte. Intorno a mezzogiorno una motovedetta delle Fiamme Gialle ha portato in salvo oltre 80 persone che si erano avvicinate alle coste italiane a bordo di questo barchino sequestrato dai militari. Quello che preoccupa adesso, come nei giorni scorsi, è l'hotspot dell'isola, ormai stracolmo. In 48 ore sono stati accolti oltre 2.200 migranti, stipati nel centro di contrada Imbriacola, che potrebbe ospitarne al massimo poco più di 400. La prefettura di Agrigento, intanto, per svuotare e alleggerire l'hotspot, sta lavorando i trasferimenti verso la Sicilia. In totale, tra oggi e domani, dovrebbero lasciare Lampedusa 840 migranti. Chi ha compiuto il viaggio dalle coste del Nord Africa negli ultimi giorni parla di una nave madre, forse un grande peschereccio gestito dagli scafisti, dal quale poi partono imbarcazioni più piccole e precarie con 40-50 migranti. Si tratta di un sistema già noto alle procure che indagano sul traffico di esseri umani nel Mar Mediterraneo.